thank <laughs> you spazio dedicato alle interviste in esclusiva, oggi abbiamo come ospite Simone Ruffini con al collo una medaglia d'oro conquistata ai recenti mondiali di Cazzani, innanzitutto ben trovato. Ciao. Allora questa medaglia al collo quanto pesa e se pesa? Eh, dai, diciamo che fisicamente pesa, però anche come risultato è un buon risultato che fa piacere e pesa molto a livello sportivo. Come ci si arriva a conquistare un traguardo così ambito? Beh, questo come hai detto è un traguardo, un sogno, e con tanto allenamento, tanto sacrificio e che poi si spera sempre che venga ripagato nel, poi nelle gare e una, questa volta è stato ripagato bene. 25 km nuoto di fondo, quindi una gara anche molto complicata dal, dal punto di vista dell'approccio. Come la vivi tu una gara così lunga? Come ti prepari? Ma, eh, fondamentalmente noi comunque ci prepariamo molto in acqua, facciamo, maciniamo molti chilometri e durante i periodi di carico arriviamo intorno ai 23-24 km al giorno e poi quando si arriva lì comunque essendo una gara molto lunga che va dalle, dalle 5 alle 5 ore e mezzo bisogna stare molto... Personalmente, io ho un approccio molto tranquillo, cerco di essere meno teso possibile perché, comunque, è una gara molto lunga e quindi ogni energia che risparmio prima poi sarà utile nella gara. E stavolta, quando sei sceso in acqua, sentivi sensazioni positive? Cioè, pensavi di andare a vincere? Ma la mattinata è iniziata male perché ho avuto vari problemi di stomaco poco dopo colazione e successivamente in gara ho avuto altri problemi ma poi arginati subito, grazie al dottore e a tutti gli allenatori che erano sul pontone, da lì poi è iniziata la gara. Però è ecco, una gara molto lunga, quindi sperare di poter arrivare a podio c'è la speranza. E il fatto è che ecco, una gara lunga non sai quello che può succedere. In piscina ognuno guarda il proprio avversario nella corsia adiacente. Tu ti guardi spesso indietro o davanti per vedere cosa fanno nel frattempo gli avversari o ti concentri sulla tua gara? No, all'inizio sono molto concentrato su me stesso, sulla nuotata, ma poi pian piano comunque devo, devo anche concentrarmi su, sugli altri, comunque sui vari avversari che possono dar fastidio in gara, quindi inizio a guardarmi avanti, dietro, a trovare una posizione migliore nel gruppo per nuotare tranquillo e poi cercare di... Andare via in progressione verso il finale. Molti atleti che nuotano in acqua, in piscina, non amano invece il mare aperto. Uh, per te equivale lo stesso, cioè ami più il mare aperto che la piscina o vanno bene entrambi? No, vanno bene entrambi. Logicamente sono più predisposto per il mare o il lago rispetto alla piscina, però vanno bene tutti e due. Il mare di Kazan, com'era? Eh, il fiume non era il massimo, dai, era un fiume abbastanza scuro. Però ha portato bene, quindi diciamo che. Va benissimo, va benissimo così. così. Acqua fredda, troppo. Acqua giusta, è, è stato tutto perfetto il giorno giusto, al momento giusto. E poi hai stupito tutti quando sei salito sul podio, eh, hai fatto questa richiesta alla tua fidanzata di, di sposarti, e ovviamente tutti ne hanno parlato. Hai un po' anche commosso eh, un pubblico che di solito sì, si appassiona alle storie sportive, però è anche romantico uh, ti è nata questa idea, l'avevi già preparato o è nata lì per lì? il foglietto ce l'avevi quindi il foglietto m, è stato preparato da una signora della Federazione Italiana Nuoto di solito non si possono portare me l'ha messo in tasca prima di andare sul podio mi ha detto vai ce l'hai in tasca e poi ho fatto quello che ormai si è visto in diretta mondiale era un passo che mi sentivo di fare e ora prima o poi lo faremo ma lei se l'aspettava? Ma um, si era pensata a una cosa del genere, però, um, cioè, si era pensato al matrimonio, ma non si era pensato a un gesto del genere. E come ha reagito? Era molto contenta. Beh, ogni donna in fondo vorrebbe una richiesta <ride> uh, così. Però poi tornate alla vita reale, insomma, ci saranno nuove gare che vi aspettano, anche lei è un atleta. Questa vita uh, da atleti com'è? Ma ci alleniamo insieme, comunque ci alleniamo, notiamo insieme, viviamo praticamente insieme, e a, a volte è abbastanza difficile perché comunque non, non si stacca mai. Però riusciamo a conciliare il tutto, il nuoto, la vita, ogni tanto ci prendiamo ognuno i suoi spazi e, e finora è andato tutto abbastanza bene. Se ti guardi indietro quando hai iniziato pensavi di poter conquistare un tale risultato? Ma eh, il, diciamo che da, da piccino c'era cioè il sogno di diventare forte come un idolo come qualcuno e poi dopo comunque diciamo ti, pian, scontri, con la realtà. ti scontri con la realtà quindi pian piano inizi a dire beh ci sono anche altri ragazzi che sono più forti la, la mia fortuna è che posso farlo come lavoro quindi grazie all'esercito e questo ha fatto credere molto in me quindi pian piano mi ha dato sempre più stimoli perché una volta che è diventato il mio lavoro inizio a pensare beh adesso ce la posso fare arrivare a quel livello che, che sognavo quando ero piccolo come mai hai scelto un nuoto di fondo ma uh, perché le gare in vasca erano troppo corte semplice <ride> duravano poco duravano poco quindi pian piano ci, ci siamo buttati prima con tutte le gare più che si inizia con i 3000 5000 e poi pian piano è uscito fuori queste altre gare 10-25 km. Non hai mai paura, che ne so, delle meduse? <ride> Beh, eh, in mare sì, c'è un, un po' di paura della medusa, eh, però alla fine... Non è come la piscina, insomma, non un, un ambiente, ambiente chiuso. è un ambiente protetto, diciamo, però poi alla fine sei in gruppo, quindi non, non, non ti accorgi nemmeno quando se trovi una medusa non ti accorgi. Hai avuto qualche esperienza negativa in questo senso, in qualche mare no, particolarmente? No, finora mai avuto nessuna esperienza negativa. Che cosa ti rimane dei mondiali di Kazan oggi che sei tornato e che sei in fondo costretto già a pensare alle prossime gare, ai prossimi impegni? Beh, più che costretto diciamo che sono molto contento perché quest'anno parto già con una con la qualificazione olimpica che abbiamo ottenuto a Kazan nella 10 km, quindi da una parte sono più sereno degli altri anni perché già so che andrò alle Olimpiadi e potrò gareggiare, quindi il mio obiettivo è quello. Quindi sono molto sereno, tranquillo eh, e ho una, un approccio veramente che era da molto tempo che non, che non sentivo addosso, quindi sono felice. Simone Ruffini, Gregorio Paltrinieri, Federica Pellegrini, sono un po' la copertina del nuoto eh, dei risultati che sono stati ottenuti a Kazan. Due ragazzi, te e Gregorio in fondo semplici, cresciuti nella provincia e poi che ora state vivendo la notorietà? Come si vive questa notorietà? Beh, fa piacere, fa molto piacere, però a volte è anche un po', un po stressante, però beh. Portato a casa la medaglia, quindi è il bello e il brutto del, del gioco. Rio 2016 cosa ti evoca se ci pensi oggi? Beh, eh, rio eh, cioè, il fatto di andare all'Olimpiade è il sogno di ogni atleta, quindi cioè, potrò realizzarlo e quindi felicità allo stato puro. Un domani ti sposerai. Anzi, un domani dovrete solo scegliere la data sì, immagino. Ai tuoi figli consiglieresti eh, di fare uno sport a livello agonistico o li terresti lontano da, da questo mondo? Ma sinceramente non lo so, penso che li lascerei molto liberi di scegliere cosa vogliono fare. A me questo sport ha aiutato molto a integrarmi con altri ragazzi, a crescere, sono cresciuto molto. Mm, come posso dire? Molto, molto velocemente anche maturato prima. Rispetto a altri ragazzi che facevano altri sport, perché comunque ti scontri subito la realtà e, e ti scontri soprattutto con te stesso. Quindi lo, lo consiglierei, poi ovvio, se alla fine a un certo punto si stanca, posso, posso solo che capirlo. Alla fine decidono loro. Decidono loro, sì. sì I tuoi sì. genitori invece, della tua scelta di fare questo come lavoro, cosa, cosa hanno detto, cosa hanno pensato e come hanno vissuto poi la medaglia d'oro? Beh, diciamo, mia madre era più. Il sogno di mia madre è vedere il figlio che diventa un dottore, un medico, un, un avvocato. Classico posto fisso. Sì. Però comunque, già quando facevo le superiori, già si capiva che amavo più andare in piscina, allenarmi che andare a scuola. Poi nulla, con loro abbiamo detto finita la scuola, proviamo un anno a nuotare un po' di più e lasciare un po' indietro l'università, poi magari vediamo come va a finire. È venuto il primo mondiale a Roma 2009 e da lì abbiamo detto beh, forse, forse è meglio, meglio continuare a nuotare. Poi ho provato a conciliare anche con l'università, non è andato a buon fine. Però adesso loro sono molto contenti della scelta che ho fatto e, e comunque, si sentono anche ripagati di tutti gli sforzi e sacrifici che hanno fatto fin da quando ero piccolo a portarmi in piscina, a passare le giornate intere lì ad aspettare me. In Russia ci sono venuti? In Russia non sono venuti. E come com l'hanno vissuta, che ti hanno detto per telefono? Eh, ci siamo sentiti su Skype, già dopo la 10 km erano un po' trastornati, perché ho detto: beh, finalmente andrai là. E invece, dopo la 25, sono riuscito a chiamarli un paio di ore dopo, tra premiazione, conferenze e varie altre cose. Come sono arrivato in camera ho provato subito a chiamarli c'è stato un paio, un paio di secondi di silenzio no? nessuno sapeva quello che dire e poi dopo è, tra il babbo e la mamma un po' di lacrime un po' qualche risata è passato tutto e abbiamo iniziato a parlare normalmente beh ci sta, ci sta prossimo così. sogno quindi prossimo obiettivo anzi Rio 2016 allora noi vi facciamo un grosso in bocca al lupo crepi e grazie di essere grazie venuto e grazie a voi per averci seguito